Cari confratelli sparsi in tutto il mondo, è Natale e desidero farvi gli auguri per questa festa. E lo faccio ricordandovi quanto ci ha detto Papa Francesco il 23 di novembre. Immaginate, eravamo 400 frati di tutta la famiglia francescana. E il Papa ci ha parlato in particolare di minorità, che noi siamo frati minori. E sentite un po' che cosa ci ha detto. Con tutta sicurezza possiamo dire che la minorità presso San Francesco nasce dalla contemplazione dell'incarnazione del Figlio di Dio e la riassume nell'immagine del farsi piccolo come un seme. Quindi, fratelli, Natale per San Francesco è il cuore della sua scelta di vita. L'Eterno Figlio di Dio si è fatto uomo, ma non in una regge, non circondato da ori e da agi, ma lo ha fatto facendosi piccolo e povero. E questo è importante, l'Altissimo si fa il più piccolo, ma si fa anche un seme, cioè un inizio di una vita nuova. E il mio augurio è che noi contempliamo nel presepio, nella festa di Natale, qualcosa che fa parte della nostra vita, il nostro essere frati minori. E frati minori vuole anche dire accogliere quell'altra frase importante di Gesù: il Figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire Lui stesso, per dare la sua vita. Immaginate, provate a considerare quanto è bello il fatto che possiamo servire, che possiamo renderci utili gli uni verso gli altri, non dall'alto in basso, ma da piccoli, da minori. E in questo senso, cari fratelli, che io vi auguro anche quest'anno un buon e santo Natale.